Posso mangiare i carboidrati e i grassi assieme? Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Nicola, coach online di Calisthenics ed esperto di allenamento a corpo libero. Oggi parliamo dell'assunzione dei carboidrati e dei grassi nello stesso pasto e vediamo se possono combaciare perfettamente o se è meglio suddividere i due macronutrienti. Allora, partiamo subito col dire che un soggetto sano dovrebbe avere una buona flessibilità metabolica. Cosa significa avere una buona flessibilità metabolica? Significa avere la capacità di shiftare, quindi di cambiare dal metabolismo lipidico, quindi andare a utilizzare principalmente i grassi, al metabolismo glucidico, quindi prevalentemente carboidrati. Principalmente questa suddivisione avviene lontano dai pasti con l'utilizzo appunto del metabolismo lipidico, quindi a scopo energetico per i muscoli si andranno a utilizzare i grassi, mentre durante i pasti con l'innalzamento dell'insulina si andranno ad utilizzare principalmente i carboidrati. Ecco, questo è il momento in cui non si deve avere nello stesso momento un innalzamento del metabolismo glucidico e lipidico, perché significa che non c'è una buona flessibilità metabolica, ma stiamo magari andando incontro a una resistenza insulinica e ad altre problematiche. Ovviamente anche la ricerca scientifica ci porta ai suoi casi studio, per cui si è andato a prendere un gruppo di persone obese e si è visto che nel cronico mangiare un pasto ricco di carboidrati e ricco di grassi assieme non faceva differenza in termini di aumento di peso che mangiare grassi e carboidrati in maniera separata. Ovviamente ci sono dei momenti nella giornata dove è meglio preferire un'assunzione di carboidrati pulita rispetto ad assumere, diciamo, un pasto ricco di carboidrati e grassi. Questo perché? Perché le scorte di glicogeno muscolare sono state esaurite con l'allenamento ed è opportuno andarle a inserire solamente con una fonte di carboidrati pulita, in modo che anche il macronutriente dei grassi non ci ostacoli l'inserimento dei nutrienti all'interno del muscolo. Ovviamente in termini di dimagrimento e anche in termini di massa muscolare sappiamo benissimo che tenere, diciamo, più alti carboidrati e nello stesso momento più bassi grassi o viceversa ci porta magari un risultato leggermente diverso, anche se la letteratura scientifica ci porta dei contro risultati. Quando andiamo a fare un pasto ricco di carboidrati, l'insulina si andrà ad alzare e i grassi, se presenti all'interno del pasto, andranno veicolati verso l'adipocita, quindi andremo a mettere su più facilmente massa grassa. Se invece al contrario io riesco a scindere i due macro, quindi a tenere più alti i grassi e nel pasto più bassi i carboidrati, questo non avverrà. Ovviamente può capitare all'interno della settimana dove andremo a fare, soprattutto nello sgarro, un pasto più ricco di entrambi i macro, per cui non succede nulla nell'acuto, ma bisogna sempre vedere nel cronico, quindi nel corso del tempo, delle settimane, dei mesi, cosa andrà a succedere se effettuiamo sempre di più e sempre con più frequenza questa tipologia di pasti a macronutrienti misti. Un ottimo modo per aumentare la flessibilità metabolica è sicuramente quello di dividere i giorni di allenamento dai giorni di non allenamento, quindi i giorni on, io li definisco così, ma la stragrande maggioranza delle persone nel mondo del fitness definiscono on il giorno di allenamento, dove si avrà una componente di carboidrati che è il macronutriente principale per l'allenamento più alti e i lipidi un po' più bassi. Nei giorni off, quindi quelli di stacco dall'allenamento, si andranno a tenere i grassi più alti e i carboidrati nello stesso tempo in maniera più ridotta. Ecco, questa è una buona soluzione per favorire una buona flessibilità sia dei carboidrati che dei grassi, perché ricordiamoci sempre che sono fondamentali le proteine, sono fondamentali i carboidrati per una buona crescita muscolare, ma anche i grassi svolgono un ruolo essenziale nella spinta ormonale, quindi per la crescita, per l'anabolismo muscolare. Ragazzi, per questo video è tutto, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciate un bel like, date un occhio al link in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!